excisum euboice latus ingens rupis in antrum, colati ducunt aditus centum, ostia centum, underunt totidem voces, responsa Sibille. Il Monte di Cuma è l'altura che interrompe a sud il basso litorale Domizio. Nell'età del bronzo finale e poi del ferro era occupata da un villaggio di capanne. Lo abitavano indigeni della cultura delle tombe a fossa, noti da sepolture, che difendevano il sito costiero, scalo per scambi commerciali fra indigeni, gli Opici, Greci ed Etruschi. Cuma, la più antica e la più settentrionale colonia della Magna Grecia e dell'Occidente, fu fondata proprio qui, da greci dell'isola di Eubea, nel 750-730 a.C. circa. La precedette solo l'insediamento emporico di Pitecussai, l'isola di Ischia, base per rotte verso l'isola d'Elba e la Toscana, ricche di ferro, le coste del Mediterraneo occidentale e, superate le colonne d'Ercole, la foce del Guadalquivir, luoghi ricchi di minerali e ricettivi di scambi. Il mito della fondazione di Cuma sottolinea la distanza dalla madrepatria con la ritualità dell'impresa. I coloni, infatti, avanzarono seguendo una colomba o un fragore di cembali guidati dal dio Apollo, simbolo dell'eterno corso del sole da oriente a occidente. Il luogo fu scelto per la collina, naturalmente difesa, destinata ad acropoli, il suolo fertile, adatto a coltivarlo, abitarlo e allevarvi animali, il porto, individuabile oggi nel bonificato lago di Licola, posto a nord della città, e altri bacini, rade, approdi e promontori posti lungo la costa del cratere, il Sinus Cumanus, oggi Golfo di Napoli, quali Miseno, Baia, Pozzuoli, Pizzo Falcone a Napoli, Ercolano e Capri. Ciò favorì la prosperità della polis, bene orientata per insolazione e ventilazione, difesa da mura, di cui avanzano ampi tratti del VI secolo a.C. all'Acropoli e alla Città Bassa, dal perimetro rimasto da allora invariato e dalla sua espansione e controllo territoriale sul Golfo mediante fondazione di subcolonie come di Cerchia Puteoli, Partenope e Neapolis. Ne sono segno i vittoriosi scontri per terra e per mare contro gli Etruschi, il santuario di Apollo e il tempio di Giove sull'Acropoli, edificati ai tempi del tiranno Aristodemo, quando Cuma raggiunse l'apogeo, trasmettendo ai popoli campani i propri sistemi urbanistici e architettonici, oltre a culti e prodotti artigianali, e allo stesso alfabeto diffuso anche a Roma. Presa nel 421 a.C. dai campani, un etnos osco-sannita, Cuma cessò di esistere come entità politica autonoma, persa anche ogni funzione di scalo marittimo. Risalgono però a tale periodo la regolare urbanizzazione della città bassa e nuove opere difensive all'Acropoli, tra cui lo stesso cosiddetto antro della Sibilla, galleria antemurale realizzata durante le guerre sannitiche, quando Cuma, alleata di Roma, ottenuta la cittadinanza senza diritto di voto nel 334 a.C., divenne parte dello Stato romano. Il lungo dominio di Roma, cui Cuma fu sempre fedele, adottandone anche la lingua negli atti ufficiali sin dal 180 a.C., è testimoniato da moltissimi monumenti, quelli del Foro e dell'Acropoli, le terme, l'anfiteatro, le cavità artificiali d'origine militare connesse al Porto Giulio sui laghi Averno e Lucrino e alle guerre civili, i mausolei delle necropoli, la via Domitiana, l'Arco Felice, le ville suburbane sulle colline e sul litorale, tra cui anche quella relativa al cosiddetto Tempio di Iside. La città raggiunse la massima espansione edilizia nel II secolo d.C., ma si mostrò vitale ancora nel periodo tardo antico. Nel VI secolo d.C., teatro delle guerre fra Ostrogoti e Bizantini, Cuma si ridusse al solo castrum o borgo fortificato dell'Acropoli, con cui finì con l'identificarsi, soprattutto dopo la definitiva distruzione nel 1207 da parte di Napoli,
per essere divenuta pericoloso covo di pirati e di predoni. Sulla parete occidentale esterna del Dromos, che Amedeo Maiuri definì l'antro della Sibilla, compare un gruppo di segni verticali che già dall'aprile del 72 aveva attratto la mia attenzione. I segni hanno in media una lunghezza di 10 cm. Questo gruppo, che chiameremo per comodità calendario A, è costituito da 29 tacche. Una prima serie di 20 tacche parallele, disposte su un'unica linea orizzontale, è seguita da una seconda serie sottostante di 9 tacche allineate a destra. Questo tipo di allineamento lascia supporre che il registro superiore sia stato tracciato da sinistra verso destra e quello inferiore da destra verso sinistra, secondo il sistema apostrofico. Nell'estate del 95 mi sono recato con un giovane amico, Raffaele Jacente, sul luogo per effettuare disegni e fotografie. Al termine dei rilievi, durante una passeggiata all'interno del Dromos, il giovane Raffaele, dando segno di un notevole spirito d'osservazione, si accorgeva che un ulteriore gruppo di 13 segni era presente all'interno di uno dei corridoi laterali che mettono in comunicazione il Dromos con l'esterno, verso il mare, e precisamente sulla parete settentrionale, ma ad un'altezza considerevole. A destra delle tacche si presenta uno schematico, vasto disegno fusiforme. Chiameremo il tutto calendario C. La prima e la più logica suddivisione del tempo è stata, per l'uomo primitivo, il giorno, scandito dall'alternarsi della luce e del buio. Poi, in un momento imprecisato del Paleolitico, lo sguardo scoprì e riconobbe un grande orologio e calendario naturale, la Luna. Osservò le sue fasi, luna crescente, luna piena, luna calante. In seguito l'astro notturno spariva per circa 3 giorni per poi ricominciare da capo la stessa misteriosa danza. L'intero ciclo durava poco più di 29 giorni. Era nato il concetto di mese. Un concetto legato contemporaneamente alla funzionalità e alla magia. Non fu difficile infatti riconoscere in questo periodo la stessa durata del ciclo ormonale della donna e quindi raggiungere il convincimento che tra la luna e la donna ci fosse una precisa correlazione magico-funzionale. Successivi ragionamenti permisero di stabilire che dopo circa 12 lunazioni, le stesse stagioni, con ogni probabilità ancora genericamente divise in stagione calda e stagione fredda, oppure stagione piovosa e stagione secca, si ripetevano, sia pure con un certo ritardo. In realtà, il mese sinodico, cioè calcolato sulle fasi lunari, dura 29,53 giorni e 12 lunazioni si estinguono in un periodo di 354,37 giorni. Ma i nostri antenati probabilmente calcolavano mesi di 29 giorni interi, raggiungendo un totale di 348 giorni invece dei circa 365 e un quarto a cui oggi siamo abituati. Era nato l'anno, almeno nella sua forma primitiva. Quando poi nel Neolitico si diffuse l'agricoltura, e soprattutto la cerealicoltura, divenne necessario disporre di un calendario più preciso che determinasse con esattezza i giorni della semina e del raccolto. Quei 17 giorni di differenza cominciarono a dar fastidio,
soprattutto perché di anno in anno si andavano sommando gli uni agli altri, costringendo gli studiosi del tempo a continui adattamenti del calendario teorico o sacro alle esigenze agricole. Così, qualche osservatore dell'epoca cominciò a calcolare diversamente la durata di una lunazione, facendo riferimento al periodico passaggio più o meno ravvicinato della Luna accanto a una stella o a un gruppo di stelle. Questo calcolo portò ad una valutazione di 28 giorni circa, ancora più vicino alla durata del ciclo mestruale. Oggi sappiamo che il mese siderale o tempo di rivoluzione è di 27 giorni, 7 ore, 43 minuti e 11 secondi e mezzo, e che 13 lunazioni corrispondono a poco più di 355 giorni. Ma a quei tempi non si andava tanto per il sottile. Qualcuno approssimò il valore a 28 e calcolò che un anno di 13 mesi doveva durare 364 giorni. Niente male come approssimazione per un astronomo di oltre 6.000 anni fa. Sono noti numerosi gruppi di segni analoghi a quelli che inizialmente abbiamo definito calendari A e C e che risultano presenti sin dalla preistoria. Celebri in particolare il pendalocco in avorio, inciso con tratti e tacche, e la Venere di Lossell, nota anche come Dea del Corno. Il pendalocco presenta 14 tacche nettamente tracciate sulla parte convessa, mentre la Venere di Lossell, dalle palesi caratteristiche steatopigie, sostiene con la mano destra un corno che presenta 13 segni simili incisi. Dallo stesso periodo e dalla stessa zona provengono almeno altri due bassorilievi con caratteristiche analoghe alla Venere. D'altra parte, già negli anni 70 Alexander Marshak aveva sostenuto che nel Paleolitico superiore, dal primo Aurignaziano al tardo Magdaleniano, esisteva un sistema di notazioni del tempo basato sull'osservazione delle fasi lunari. Il ciclo lunare era analizzato, memorizzato e utilizzato per scopi pratici circa 15.000 anni prima della scoperta dell'agricoltura. In base a ciò si può capire meglio la grande importanza della Luna nelle mitologie arcaiche e soprattutto l'integrazione in un unico sistema, da parte del simbolismo lunare, di realtà diverse tra loro come la donna, le acque, la vegetazione, il serpente, la fertilità, la morte, la rinascita. Il serpente, in particolare, risulta essere un simbolo, quasi un'epifania della Luna. Sia perché scompare e riappare, gli antichi credevano che vivesse sottoterra, sia perché, secondo una leggenda riportata da Aristotele e Plinio, avrebbe tanti anelli quanti sono i giorni del mese lunare. Ma soprattutto perché il suo periodico sgusciar via dalla vecchia pelle, abbandonata, come un ormai inutile spoglia mortale, diede origine alla leggenda della sua immortalità e lo trasformò in un simbolo della rigenerazione periodica, come la Luna, appunto, che regolarmente scompare e rinasce. Il collegamento della Luna col serpente ci interessa in modo specifico. Non a caso nei miti arcaici questo, o un mostro marino a forma di drago ma comunque collegato con le acque, custodisce la sacra sorgente e la fonte dell'immortalità, e quindi della conoscenza e della prescienza che permette di scrutare nel presente e nel futuro il volere degli dèi. Custodisce infatti l'albero della vita, l'albero della conoscenza del bene e del male, la fonte della gioventù e l'oracolo di Delfi, almeno nel periodo pre-apollineo del mito. Anzi, c'è di più. A Delfi il drago che custodiva l'oracolo della Dea Terra, che fu poi conquistato da Apollo, era un drago femmina, la Dracaina. Da qui
è possibile ipotizzare una serie di correlazioni fra la Luna e i suoi calendari posti nei pressi del luogo dove, secondo la leggenda, profetava la Sibilla. L'aspetto acquatico è rappresentato in prima istanza dal fatto che i calendari sono posti esattamente di fronte al mare, e questo ultimo è probabilmente l'elemento che in maniera più macroscopica è collegato alla Luna. Basta pensare alle maree. Ma potrebbe esserci un collegamento più sottile a unire l'acqua, le profezie, la Sibilla cumana e la Luna. Il serpente. Il serpente sacro d'Apollo, ritenuto dio di Cuma in età classica e dio delle profezie. Non dovrebbe essere impossibile trovare tracce del suo culto nei dintorni del Dromos. Ci troviamo ora a disporre di due coppie di valori. Il numero 29, che indica i giorni del mese sinodico, è correlato al numero 12, che indica i mesi dell'anno corrispondente. Inoltre, il numero 28, i giorni del mese siderale, è correlato al numero 13, i mesi necessari perché si compie un anno. A questo punto risulta ovvio attribuire al primo gruppo di tacche scritto a Cuma il significato di mese lunare, sinodico, di 29 giorni, e all'altro, individuato dal nostro giovane amico, quello di anno, basato sul mese siderale, 28 giorni per 13 mesi. Secondo la medesima logica, il pendalocco potrebbe rappresentare due successive fasi lunari, due settimane, cioè 14 giorni, e il corno trionfalmente mostrato nello splendido bassorilievo della Venere di Lossell, l'anno di 13 mesi. Dobbiamo rilevare come sul verso della maggior parte delle monete cumane sia rappresentato un mitile. E questo ci farebbe ipotizzare un collegamento fra l'oracolo di Cuma e quello di Efira, in Epiro. Qui il professor Sotiris Dakaris ha ritrovato sul fondo della cosiddetta Ade centinaia di gusci di molluschi insieme a tracce di fuochi, ossa di animali, grosse fave e buchi di neri grumi di hashish che fanno subito pensare ad un oracolo basato sull'incubazio. La cosa in sé non sarebbe molto significativa se la stessa fonte non chiarisse anche il particolare che i postulanti, una volta ammessi all'interno del necromanteio, dovevano lasciare la luce del sole per 29 giorni. Anche il rituale dell'oracolo dei morti mesopotamico, descritto da Luciano nel Menippo, durava 29 giorni, che cominciavano dalla luna nuova, il che ci riporta al calendario A di 29 segni.